Prosegue a Fiumicino il dibattito sull'introduzione di zone a traffico limitato per decongestionare la circolazione nei punti più critici della città. La vice sindaco Giovanna Onorati fa chiarezza sul progetto. Dopo i problemi che ci sono stati via del Mare, via Ostiense, c'è una congestione del traffico allucinante e quindi l'amministrazione non può far finta di nulla. Ci rendiamo conto del problema e dobbiamo intervenire. Via dell'Aeroporto è insufficiente, è triplicata, quadruplicata la popolazione di Ostia, quindi di Roma, ovviamente anche di Fiumicino, e quindi bisogna intervenire nell'immediato e l'unica cosa è fare una sperimentazione proprio attraverso la ZTL, perché è comunque una risposta che, se anche nell'immediato, comunque ci vuole tempo perché dobbiamo organizzare, ma è la risposta più immediata che possiamo dare ai nostri residenti. Non vogliamo comunque creare naturalmente problemi a quelle che sono le attività produttive e le attività economiche del nostro territorio, ma è ovvio che in questi lassi di tempi in cui c'è questa forte congestione, per quanto riguarda via dell'Aeroporto uscita sud Fiumicino per via della Scafa e ovviamente il ponte 2 giugno, quelle saranno le zone, diciamo, interessate, che sono anche le più intense dal punto di vista del traffico, quindi è lì che interverremo. A lungo termine invece abbiamo inserito nel piano delle opere naturalmente un ulteriore ponte per l'attraversamento della fossa Traianea e chiaramente i tempi sono più lunghi, però stiamo lavorando in quello che è l'imminente e quello che potrà essere a lungo termine. La ZTL sarà attiva dunque solo in alcuni orari e permetterà l'accesso a tutti i residenti del comune di Fiumicino. Ci rendiamo conto che si creeranno dei problemi anche a livello di chi non è residente, però è ovvio che il comune limitrofo, in questo caso il comune di Roma, dovrà assumersi le sue responsabilità, ADR ha le sue responsabilità, quindi anche chi lavora all'interno di aeroporto dovrebbe essere accompagnato dalle navette, perché no? Questo farebbe venir meno anche questa forte congestione che ovviamente noi non possiamo far finta di nulla, non abbiamo intenzione di fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia, ma abbiamo il dovere di intervenire. Sul problema del traffico a Fiumicino è arrivata anche la proposta dell'opposizione, che suggerisce tre interventi mirati. Il primo relativo all'istituzione di una zona a traffico controllato sul ponte 2 giugno in determinati orari. Il secondo, quello di rinviare i lavori previsti sulle carreggiate di via Lago di Traiano e via del Faro. E il terzo, di spegnere l'impianto semaforico di via Trincea delle Frasche.